Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore e signori, adesso vorrei rispondere a un'obiezione contro le icone, le immagini sacre, le statue che troviamo nelle nostre chiese, nelle nostre case. Quelli che si oppongono a questo fenomeno, diciamo, che quelli che sono gli iconoclasti odierni citano il versetto 4 del capitolo 20 del libro dell'Esodo: non ti farai scultura e alcuna immagine né di quello che è su in cielo, né di quello che è qua giù sulla terra, né di quello che è in acqua sottoterra. Ma lì non si tratta di qualsiasi immagine, perché altrimenti sarebbe da condannare anche la nostra fotografia su un passaporto, sarebbe da condannare tutto il movimento cinematografico, video, DVD, le stesse immagini che vediamo su computer, eccetera. Qui si tratta della proibizione di fare degli idoli, perché il popolo ebraico che viveva in mezzo ai pagani politeisti, che avevano i loro idoli, era tentato di fare lo stesso. Tanto è vero che istigati dallo stesso Aronne, gli ebrei si erano fatti un vitello d'oro. Ma per capire il testo bisogna leggerlo nel suo contesto. Eccolo qua: io sono il tuo Signore, non avrai altri dei davanti a me, in ebraico negdi, cioè contro di me o fuori di me. Per non avere altri dei non ti farà scultura e alcuna immagine idolatriche. E il versetto seguente: non ti prostrerai davanti a loro e non li adorerai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Questo è il contesto. E d'altronde lo stesso Dio, nello stesso libro dell'Esodo, dice, comanda, ordina allo stesso Mosè di fare delle statue e delle immagini. E purtroppo coloro che citano Esodo 20, versetto 4, non citano gli altri passi, che sono molto più numerosi e che non contraddicono per niente Esodo 24. Perché Esodo 24 proibiti gli idoli, ma tutti gli altri testi, io ti ordino, e Yahweh che ordina, il Signore che ordina a Mosè, lo stesso Mosè, di fare delle immagini, delle statue, e poi a Salomone, nello stesso luogo di culto, per aiutare la devozione dei fedeli, perché i fedeli sono degli esseri umani, non degli angeli, e la vista da loro è molto importante, e tramite la vista quindi si imprime e si conferma la fede. Esodo 25, versetti 18 e seguenti, eccoli qua. Poi farai, e lo stesso Signore che ordina allo stesso Mosè, farai due cherubini d'oro massiccio, li farai alle due estremità del propiziatorio. Farai, come farà, perché i cherubini sono degli angeli, come farà Mosè per fare degli angeli? Quindi farà un'immagine, una statua, delle statue di cherubini. Farai, lo stesso Dio che ha detto non farai, farai un cherubino da una parte, l'altro cherubino dall'altra parte del propiziatorio. Farete i cherubini sulle sue due estremità. I cherubini stenderanno le ali verso l'alto, proteggendo con le loro ali il propiziatorio. Saranno rivolti l'uno verso l'altro, e le facce, i volti, no? I visi,
le facce dei cherubini saranno verso il propiziatorio, porrai il propiziatorio, eccetera, eccetera. Vediamo il capitolo 36, o almeno il capitolo 37 dello stesso libro dell'Esodo, dove ci viene riferita l'esecuzione di questo ordine divino del farai dei cherubini. 37:9. Fece un propiziatorio d'oro. Versetto 7. Fece due cherubini d'oro massiccio. Li fece alle due estremità del propiziatorio. Fece un cherubino da una parte e l'altro cherubino dall'altra parte del propiziatorio. Fece i cherubini sulle sue due estremità. I cherubini stendevano le ali verso l'alto, proteggendo con le loro ali il propiziatorio. Erano rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini erano rivolte verso il propiziatorio. Abbiamo letto quasi le stesse parole dell'ordine, le abbiamo ritrovate nell'esecuzione. Prendiamo il primo libro dei re, il capitolo 6, perché quasi lo stesso Dio, sempre lo stesso Dio, lo ordina, ma stavolta lo comanda a Salomone per la costruzione del Tempio, capitolo 6, versetti 23 e seguenti. Nella cella poi fece due cherubini di legno d'ulivo, stavolta non di oro, alti ciascuno 10 cubiti, un'ala del cherubino misurava 5 cubiti, eccetera. Il secondo cherubino era parimenti di 10 cubiti, identica era la dimensione ed identica pure la figura dei due cherubini, l'altezza del primo cherubino, eccetera. Collocò i due cherubini nell'interno del tempio, in modo che l'ala del primo toccava la parete e l'ala del secondo toccava la parete opposta. Rivestì d'oro i cherubini, ecco, ritroviamo l'oro, su tutte le pareti del tempio. Ah, ecco, all'interno scolpì, non ti farai nessuna immagine scolpita, come mai adesso abbiamo delle sculture qui? Scolpì figure di cherubini, palme e ghirlande di fiori, tanto all'interno che all'esterno, ricoprì d'oro il pavimento, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo testi simili nel primo libro dei re, capitolo 8, versetti 6 a 8. Versetti 6 a 8, vediamo un po'. I sacerdoti portarono l'arca dell'alleanza. I cherubini, sempre i cherubini, versetto 7. I cherubini infatti stendevano le ali sul luogo dell'arca e dall'alto ricoprivano l'arca con le sue stanghe. Queste erano così lunghe, eccetera. Va bene. Poi il capitolo 10, il capitolo 10, versetti 19 a 20. Questo trono aveva 6 gradini, teste di tori, poi nella parte posteriore e 2 braccioli ai 2 lati del seggio, 2 leoni, mica li portava dallo zoo o dalla foresta, quindi sono statue, 2 leoni erano a fianco dei braccioli, 12 leoni stavano ai lati di 6 gradini. In nessun altro regno era mai stato fatto nulla di simile. Ma torniamo un po' al Pentateuco, al libro dei Numeri, capitolo 21.
capitolo 21, lì si tratta di un episodio molto importante al quale farà cenno nostro Signore nel Vangelo di San Giovanni, capitolo 3, versetto 14. Ma leggiamo un po' 7 a 8. Il libro dei numeri, 7 a 8. Allora, il popolo venne da Mosè, beh, diciamo il serpente di bronzo. Ecco, quindi una statua, una piccola statua di un animale odioso, il serpente, di bronzo, quindi un metallo, che ridà la vita. Allora, il popolo quindi protesta contro il Signore. Il Signore allora inviò al popolo i serpenti che bruciano. Morsero il popolo e molta gente di Israele morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro te. Intercedi presso il Signore, ecco l'intercessione dei santi, e allontana da noi il serpente. Mosè intercedette per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Mosè fece un serpente di bronzo e lo mise su un'asta. Se un serpente mordeva un uomo e costui guardava il serpente di bronzo, viveva. Ecco, ripeto, un bronzo in forma di serpente, quindi una statuetta così, che ridà la vita. Bastava guardarla con fede. Ebbene, nostro Signore ci dice che questo serpente è simbolo dello stesso Redentore. Su un'asta, l'asta essendo la croce, e Gesù, quindi Gesù ci dice, ecco, leggiamo il testo, Giovanni 3, 14, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo. In ognuna delle nostre chiese abbiamo quel serpente e quell'asta. Il serpente è rappresentato in Gesù Cristo e l'asta è rappresentata nella croce. Carissimi amici, questi e altri testi della Bibbia ci ricordano, adesso che abbiamo risposto all'obiezione, che bisogna leggere tutta la Bibbia, tutti i testi nei loro contesti. Bisogna capire lo spirito, la mentalità degli autori sacri. Qual era la mentalità? Lottare contro l'idolatria. E quindi abbiamo risposto a questa obiezione, che è condivisa dai nostri fratelli ebrei, musulmani e tanti protestanti, citando dei testi della stessa Bibbia, dello stesso Pentateuco e di altri passi del Vecchio Testamento. E dobbiamo quindi adorare Dio e abbandonare i nostri idoli, anche i nostri idoli moderni. Mille grazie.